Buongiorno a tutti, oggi andiamo a parlare di un argomento molto importante, cioè fantaciclismo. Perché è una cosa che mi appassiona moltissimo, sono un utilizzatore seriale di questa applicazione e ve ne volevo parlare. L'applicazione in questione è Fantabike, che sarebbe l'applicazione originale del fantaciclismo in Italia. Difatti, già dal 2013, Fantabike ha iniziato a portare questo progetto qui in Italia, che negli ultimi anni è stata copiata. Ma ora andiamo a scoprire le nuove funzionalità di questa applicazione che sono state apportate per questo 2021. Sono veramente tante e sono tutte molto interessanti, quindi vi conviene ascoltare questo video fino alla fine. Partiamo subito guardando il campionato, il cosiddetto campionato nazionale. Molto semplice, si schierano 30 corridori, ho a disposizione 500 fantamilioni, che è la moneta di scambio di questo gioco. Essendo proprio il campionato nazionale, ci sarà tutta Italia che giocherà nel campionato nazionale. Quindi, quando creerete la vostra squadra, ogni gara andrete a schierare la vostra formazione, dopo ogni gara vedrete la vostra formazione come è andata rispetto a tutta Italia. Quindi, una cosa molto interessante che sicuramente ti sprona a giocare. Una cosa molto molto interessante sono i premi, perché in tutte le gare più importanti ci saranno in palio dei premi veramente molto molto appetitosi, quindi segnatevelo, al momento non ve li spoilero, ma ne varrà la pena. Troviamo le cards dei corridori, perché anche se non conosciamo il corridore possiamo un attimo scrollare in giù e si vedono tutte le qualità del corridore. Mi ha ricordato molto Pro Cycling Manager, non so se ci avete mai giocato, ma se vado a scegliermi un corridore mi vado a vedere proprio tutte le sue qualità. E questa è una cosa che vi aiuterà molto nel cercare corridori, quelli di valore più basso. Se magari non li conoscete, andate a vedere le sue qualità e questo vi aiuterà moltissimo. Io sono già andato a creare la mia squadra. 30 corridori è una scelta tanto facile quanto difficile, perché in questi 500 fantamilioni bisogna trovare una squadra molto completa che ci faccia fare il punteggio nelle gare che contano, non nelle gare che non contano, perché non tutte saranno classificate nel calendario. Ad esempio, una corsa piccola dove la maggior parte sono squadre continental che corrono non verrà calcolata come una corsa World Tour oppure una classica monumento. La cosa che ho trovato ma è molto bella è la personalizzazione della maglia. Posso andare a crearmi la mia maglia, quindi ognuno avrà la sua maglia diversa e ci saranno gli sponsor che si possono scegliere in base a quelli che hanno a disposizione. Direi una funzione molto molto carina, che ovviamente sia nel campionato nazionale ci sarà, quindi se sarete molto forti, avrete dei profili molto interessanti che saranno in alto nella classifica, tutti gli altri utenti vedranno la vostra maglia. Quindi molto molto figo questo. Il bello sia nel campionato nazionale che in tutti gli altri campionati che dopo vi vado a parlare è che si vede direttamente tutte le corse che ci sono in programma. Possiamo vederci quando saranno le corse e dove si disputeranno con i loro percorsi e viceversa. Se la corsa è tra pochi giorni, possiamo anche andare a vedere la start list dei partenti. Quindi molto interessante, soprattutto se dovete schierare una squadra, sapete già i corridori che potete inserire all'interno. Purtroppo tante gare si sa all'ultimo, quindi li andiamo a schierare alla fine. Ma soprattutto nelle classiche, quelle più importanti, nelle corse a tappe, quelle più importanti, sapere già prima chi poter schierare e pensarci, perché possiamo schierare al massimo 9 corridori nel campionato nazionale, è una cosa importante. Ogni giorno che entriamo c'è la possibilità di calcolare l'accesso. Calcolando l'accesso ci verrà dato ogni giorno 0,1 fantamilioni. Quindi se andiamo ad accedere tutti i giorni, questo ci favorirà moltissimo. Ovviamente c'è anche la possibilità di acquistare i fantamiglioni per avvantaggiarsi ancora di più. Quando abbiamo più fantamiglioni, ovviamente si possono prendere più corridori. Prendendo più corridori importanti si può fare più punteggio e quindi si può scalare la classifica. Direi che già entrare tutti i giorni e possedere molti fantamiglioni potrebbe essere una gran cosa. C'è la possibilità di scambiare i corridori con quelli che ho, in base a quanto costa il corridore che ho, posso scambiare con un corridore dello stesso valore, oppure se ho acquistato dei fantamiglioni
se per tanti giorni sono entrato all'interno e quindi ho raccimolato un po' di soldi, riesco a acquistare anche dei corridori più costosi. Quindi direi molto molto interessante questa cosa per provare sempre a avere una squadra migliore. Ovviamente ho tutte le possibilità di gestire le mie formazioni quando sarà l'ora, la possibilità di schierare il capitano quando sarà l'ora, cioè al momento che sto registrando il video mancano una decina di giorni sull'UAE Tour, che sarà la prima gara World Tour dove ci andremo tutti a divertire su questa applicazione, e quindi mi dà l'alert per ricordarmi di schierare la mia formazione. Questo è il menu che andiamo a vedere, dove c'è la mia squadra, possiamo trovare la classifica, il calendario che vi avevo già accennato prima, è una cosa molto interessante, soprattutto da PC, se lo andate a vedere, si vede anche il logo della corsa che si effettuerà. Direi una cosa molto carina da vedere e molto interessante per sapere quello che succede, perché se io vado all'interno della gara riesco a vedermi l'altimetria della gara, riesco a vedermi il percorso della gara, se vado nella sezione news riesco a scrollare e vedere tutte le news che succedono al momento. Quindi una funzione in più su questa applicazione. Ora passiamo alle leghe pubbliche. Possiamo trovare tre tipi di leghe pubbliche. Possiamo avere una lega pubblica aperta, che tutti possono entrare all'interno di questa e giocarci. Basterà andare a mettere il nome della lega pubblica e iscriversi all'interno. C'è la lega pubblica con il codice, cioè io vado a inserire il codice che mi è stato dato da un amico che l'ha creata, oppure io la creo, ho un codice e lo vado a dare a qualche amico. Questa è ristretta, cioè si hanno meno pretendenti in base tutto a quello che decide l'amministratore. E la lega privata una grandissima novità che è molto interessante, perché soprattutto se avete un pubblico, qua magari mi riferisco a qualcuno che può avere una pagina molto seguita, può creare questa lega privata a pagamento dove gli iscritti andranno a pagare una quota che verrà decisa dall'amministratore, poi l'amministratore con questa quota può fare quello che vuole. La cosa che è molto carina è mettere in palio dei premi coi soldi che sono stati racimolati da questa lega per poi far vincere agli utenti che si sono iscritti dei premi. Quindi se qualcuno, come ho detto prima, è conosciuto, può avere un pubblico, sicuramente è una cosa che può dare del valore aggiunto al proprio canale, alla propria pagina, al proprio blog, eccetera eccetera. In tutte queste tre leghe, cioè nella lega privata, in tutti e tre i casi l'amministratore decide tutti i modi della lega, cioè può decidere quanti corridori gli utenti possono schierare, cioè ne può decidere 30, ne può decidere 20, ne può decidere 40, può decidere i fantamilioni che ha a disposizione, può decidere quanti scambi possono fare gli utenti. Quindi qua si va a personalizzare moltissimo la lega che si va a creare. Ovviamente i partecipanti sono illimitati, quindi potete veramente divertirvi nelle leghe che andrete poi a creare, e gli scambi, anche quelli, sono ovviamente decisi tutti dall'amministratore. In tutte queste l'amministratore può pubblicare degli articoli, possono pubblicare degli articoli inerenti o degli articoli che sono decisi da loro, quindi anche questo è una funzione molto interessante per dare sempre un valore aggiunto. E ora andiamo a parlare della lega privata, che è molto simile al fantacalcio per chi lo conosce. Ci sono al massimo 12 partecipanti, si può creare in due diversi modi, cioè con la busta chiusa, cioè col rilancio. La busta chiusa funziona che ogni utente si va a creare la sua squadra, per ogni corridore mette un limite massimo di soldi. Ad esempio io lo prendo Alaphilippe, lo pago 30 fantamilioni, prendo Sagan, lo pago 35 fantamilioni. In tutte le persone che hanno giocato, alla fine di questa chi ha messo la quota più alta si aggiudica il corridore. Quindi molto interessante anche questa. La funzione rilancio funziona che ovviamente si fa un'asta, chi rilancia sempre di più, mette il prezzo più alto, si aggiudica il corridore. Ho già avuto l'opportunità di testare l'applicazione in modalità sia mobile che desktop. Sotto qua vi lascio il link dove potreste direttamente accedere. Il lancio verrà effettuato sabato 6 febbraio, quindi da sabato 6 febbraio potete direttamente accedere e crearvi la vostra squadra. Se questo video lo vedete dopo sabato 6 febbraio, sapete che qui sotto c'è il link per accedere e crearvi la propria squadra. Non temete, tra poco arriverà l'applicazione aggiornata, al momento c'è ancora l'applicazione quella vecchia, quindi nel mentre che si aspetta, cioè periodo prima dell'UAE Tour, potete tranquillamente andare a crearvi la vostra squadra direttamente da mobile, cioè nei vostri browser, Chrome, Safari, Edge,
quelli che sono, o direttamente da PC. Poi tranquilli, arriverà l'applicazione e sarà tutto ancora più liscio. E spero che questo video vi sia piaciuto. Tra poco uscirà il video dove vi andrò a aiutare a piazzare tutti i vostri corridori, trovando anche tutti gli affari possibili che ci sono all'interno. Quindi più condividete questo video e prima arriverà quel video che sarà molto interessante per andare a creare le vostre fantasquadre. Quindi non esitate, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, perché potrà arrivare anche molto presto questa versione di video. E se andate a creare prima di tutti la vostra squadra, magari in un'asta vi andrà anche meglio. E detto questo, vi saluto e ci vediamo alla prossima.